Eccoci, buongiorno, sono il dottor Gronda, vi parlo dalla farmacia Canobio. Siamo in ritardo di qualche giorno, però oggi è venerdì e cerco di ritagliarmi questo spazio per parlare un attimo con voi. E siamo sempre di più su questo spazio e quindi mi fa piacere che la mia voce arrivi a qualche persona in più ogni settimana, di modo che ci sia la possibilità di scambiarsi anche delle opinioni quando venite qua riguardo a quello che dico e segnalo. Oggi volevo parlarvi di cellulite. Oddio, le donne, quando si parla di questo termine, subito sento raccapponare la pelle. Cellulite, ovviamente, come tutto ciò che finisce in ite, appendicite, tendinite, uveite, insomma, tutte infiammazioni. E in particolare, questa è un'infiammazione che riguarda in particolare nelle donne gli arti inferiori, negli uomini nella parete addominale, nella parte addominale, e riguarda il fatto che appunto c'è ritenzione a livello cellulare, ritenzione di liquidi in particolare e di altri corpuscoli. Questo determina che ovviamente più essendo superficiale questa ritenzione, più c'è questo effetto a buccia d'arancia che vediamo, antiestetico. O comunque fastidioso, evidentemente. La prima cosa per combattere la cellulite è uno stile di vita, sano in cui beviamo tantissima acqua, 2 litri di acqua al giorno, soprattutto in questo periodo, e non affatichiamo il fegato e il pancreas con fritti in continuazione, con superalcolici o con sostanze che comunque danneggiano il nostro metabolismo e soprattutto se non dobbiamo condurre una vita sedentaria. Ovviamente più la nostra gamba, il nostro addome è tonico, meno ci sarà spazio per l'intrusione di questa ritenzione idrica. E ovviamente adesso siamo già sotto l'estate, è un po' tardi agire con tutte queste cose che dovremo seguire durante tutte queste modalità di vita che dovremo seguire tutta la parte dell'anno. Adesso possiamo un attimo tappare qualche falla, appunto, usando delle sostanze che aumentano l'idratazione, quindi aumentano il consumo di acqua, l'eliminazione di liquidi, oppure con i gel, le fasciature e quant'altro, che almeno ci danno la possibilità di agire in maniera immediata ed avere qualche risultato immediato, che non sarà duraturo, ma sarà immediato. Benissimo, allora vi aspetto, poi abbiamo anche tra l'altro delle belle offerte per parlarvi di questi prodotti. Buona giornata a tutti e buon weekend!